Ciao ragazzi, ho intenzione di verniciare le tapparelle perché si sono completamente sbiadite, hanno perso il colore e sono brutte da vedere. Vi darò alcuni trucchetti per riuscire a fare il lavoro facilmente da soli e senza l'aiuto di un professionista. Cominciamo col togliere la copertura. Questa è ancora una copertura molto vecchia, adesso non le fanno più così. Che si incastra, bisogna alzarla e poi tirarla giù. Adesso questo pezzo di tapparella che voi vedete è bello, fuori è completamente sbiadita. Cominciamo innanzitutto a togliere i tappi che bloccano la tapparella innalzata. Intanto la tiriamo giù tutta e diamo una pulita alla tapparella. E diamo una bella pulita. Un po' di carta, diamo una bella asciugata. Adesso, pian piano, man mano che vengo su, lei tende a cadere, quindi me la devo tenere con due mani abbastanza forte, però non potrei poi verniciarla in queste condizioni. Per cui metterò adesso due fermi che ho fatto con un fil di ferro lateralmente. Allora, i ferri sono questi qui. Ok, io li infilo praticamente di fianco qua. Ecco fatto. Uno e due dall'altra parte. Ecco, è fatto. Vedete che sta su? Questi ferri qui servono appunto per bloccarla e non farla cadere. Adesso praticamente possiamo già tra qualche minuto, tanto preparo la vernice, cominciare a verniciare la tapparella. Questa vernice è della Boero, è uno smalto antiruggine ferromicaceo, grigio ghisa, a grana fine, molto sottile come grana, per cui rimane quasi liscia. È una vernice gel. Per cui, essendo a gel, non cola. È l'ideale per questo tipo di lavoro perché se no si rischia di fare un gran macello e di sporcare poi la parte. Vedete com'è bella, com'è pastosa? Lo vedete? Ecco, eccezionale come vernice. Ovviamente l'ho già girata perché ho fatto già altre tapparelle. Il pennello che ho usato 3-4 giorni fa, anzi, ormai sono 6 giorni. L'ho avvolto in un pezzettino di cellofan in questo modo per far sì che non prenda aria. Ecco, vedete, è perfettamente adatto allo scopo, non c'è problema. Ora io un po' di vernice l'ho già messa in questo barattolino perché così sono più comodo a maneggiarlo, poi questo è troppo ingombrante. Quindi la chiudiamo e utilizziamo quella che ho messo nel barattolino, che è la stessa vernice ovviamente. Ci mettiamo, ecco, mi sono già sporcato, adesso mi metto i guanti perché se no, anzi, abbiamo fatti, possiamo andare di sopra. Vedete, questo rattolino piccolo ci sta qua dentro, per cui così posso tranquillamente lavorare. Ecco, io prima do la mano sulla superficie grossa e poi passo, quando il pennello praticamente è quasi asciutto, dentro nelle fessure dove sono i buchini. Questo
questo per evitare che mi coli e mi passi dall'altra parte. Vedete che quelle linguette che ho messo di fianco sono molto utili perché mi tengono praticamente la tapparella unita, se no questo pezzo qui cadrebbe, mi cadrebbe addosso. Adesso bisogna chiaramente svolgere la tapparella poco per volta in modo da farla ruotare. Quando arriveremo al punto che dovrà andare giù, dovremo fermarci e togliere i fermi che abbiamo messo, quei pezzettini di metallo, se no non riusciremo a buttarla dentro, nella guida, ovviamente, parlo della guida. Allora, praticamente abbiamo fatto le prime mani, adesso abbiamo fatto asciugare un po', possiamo sganciare le due pezzettini che ho fatto di bloccaggio e la tapparella è libera, quindi a questo punto la possiamo pian pianino preparare appena arriviamo per farla andare dentro nelle guide di metallo. Quindi procediamo nella verniciatura. Questa vernice qui che sto usando, tra tutte le vernici che ho provato, è quella che secondo me per questo lavoro va meglio, perché è molto pastosa, anche se è un po' difficile da stendere perché è gel, però non cola, e non colando non ho il problema che mi vada a sporcare la parte interna della tapparella, che io non ho intenzione di verniciare. Ecco, adesso siamo arrivati al punto in cui la tapparella deve entrare dentro, quindi spingo, la sollevo di nuovo un attimino, la faccio girare un attimino indietro, metto dentro la mano e la spingo dentro nella guida. Ecco, adesso è entrata nella guida. A questo punto la corda della tapparella deve lavorare, perché sennò rischiamo che mi vada giù di colpo. Quindi o metto un cacciavite, man mano lo faccio scendere, vediamo se il cacciavite tiene, evitiamo di salire e scendere continuamente dalla scala. Quindi tiriamola su di nuovo, così può andare. Ok. Quindi la blocchiamo praticamente dalla corda e facciamo un nodo alla corda. Così almeno posso lavorare con più comodità. Così non sto a salire in continuazione. Beh, questa è anche piccola, come tapparella, quindi è più facile lavorare con una tapparella piccola. Se fosse grossa, mi sa che devo per forza salire e scendere dalla scala. E procedo sempre nello stesso modo, procedo praticamente continuando così. Vedete come comunque è abbastanza veloce, perché riesco a fare una striscia completa in poco tempo. Se la facciamo scendere un altro poco e la blocchiamo ancora. Ho
ovviamente per sicurezza tengo sempre la mano pronta per staccarla se dovesse. Cosa dite? Cosa dite? Me lo merito un bel like? Magari iscrivetevi anche al mio canale. Vedete quanti bei video ci sono. Ne ho fatti più di 130 fino adesso. Io ogni lavoro che faccio in casa, beh, ogni lavoro no, ne faccio molti di più di quelli che faccio i video. Però parecchi lavori che io faccio in casa li metto lì e tranquillamente faccio il video. Per cui sono fatti proprio su lavori miei, lavori che faccio e cerco di farli bene perché è casa mia. Faccio casa mia con calma, più che altro per mantenere il decoro, come si dice. Ok, mi fermo un attimo e vi faccio vedere da fuori come si presenta il lavoro. Vedete come è venuto, come sta venendo? Direi abbastanza bene, cosa ne dite? Si presenta bene, no? Devo ancora pitturare soltanto i profili che sono rimasti ancora marroni. Mentre tutto il resto lo sto facendo in grigio, ghisa. Come potete vedere, internamente non c'è una sola goccia. Vedete? Non c'è una sola goccia. Questa vernice è veramente eccezionale.